a fine partita non hai nemmeno esultato, ti sei guardato intorno fermo, cosa hai pensato? Ho pensato devo preparare la Serbia. No, contentissimo, però non sono nemmeno uscito dalla partita e sono felice di stare in questa sensazione qua, perché credo che il sogno è ancora più avanti e quindi il fatto di aver tenuto dentro le emozioni per me è importante. Sapevamo che ci sarebbe stato da combattere, però forse così era difficile prevederlo. Dico, una battaglia lunghissima. No, me l'aspettavo una partita così. E secondo set è stato un peccato perché abbiamo giocato una bella partita ma abbiamo sprecato troppo in contrattacco, e nel quarto set abbiamo perso un pochino il cambio palla, però poi le ragazze sono state bravissime a restare in partita e si sono organizzate tantissimo tra di loro a livello tattico per riuscire a limitarle, e quindi bravissime. Domani la Serbia, un altro avversario abbastanza tosta. Sì, adesso voglio vedere un po' quello che hanno fatto con l'Olanda, per capire bene come affrontarle al meglio, visto che poi alla fine c'è solo una partita di differenza tra quella che abbiamo giocato noi e la finale, e capire solo alcune situazioni dove possiamo metterle più in difficoltà. Ti sei immaginato Marotta all'ultimo punto, cosa è successo? Sinceramente no, perché ero troppo dentro la partita, però il pensiero che ho avuto è detto speriamo che a casa siano tutti vivi, perché una partita così è molto tosta per il cuore dei miei genitori.